È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buongiorno da Matteo Marceddu, bentrovati ad Atalanta-Napoli. Il campionato della capolista riprende da qui, da Bergamo, dalla 21esima giornata. La voglia di continuare la propria corsa al primo posto della classifica, l'obbligo di difenderlo dalla Juventus accanita inseguitrice a un solo punto di ritardo. Questa è la situazione del Napoli che arriva a Bergamo in qualità di campione d'inverno, consapevole che con l'Atalanta non sarà certo una sfida semplice. Il Napoli ha fatto benissimo in trasferta negli ultimi due campionati, ha perso solo due volte in trasferta su 29 partite giocate, 22 le vittorie, 5 pareggi, le due sconfitte. Ancora qualche secondo di attesa, arriva il fischio e si va col primo pallone di Atalanta-Napoli. Prende spazio a sinistra, supera bene gli avversari, Spinazzola arriva in area di rigore, può andare al cross, Spinazzola, palla dentro e Zielinski la alza sopra la traversa. Primo affondo dell'Atalanta, primo pericolo per il Napoli dopo 4 minuti del primo tempo. Caldara sbaglia, consegna il pallone a Insigne che calcia a giro sul fondo. Che pericolo per l'Atalanta adesso al minuto 22. Lorenzo il Magnifico, Insigne ha provato un gol magnifico. Fischiato in bocca per Rossato, arriva il fischio e si va. È iniziato il secondo tempo di Atalanta-Napoli. Sale Mario Rui. Il cross cercando dentro Mertens, Masiello di testa all'indietro, prova a subentrare Callejon, poi arriva Zielinski che prova un sinistro da favola come all'andata, non lo trova, il pallone sul fondo. Insigne, il pallone dentro, Caldara allontana, raccoglie ancora Insigne, le sue finte su Tebor, va alta versione dentro Insigne a cercare Callejon di testa e poi Mertens non riesce a mettere in porta, si salva l'Atalanta. Che occasione per José María Callejon. Arriva il traversone verso Cornelius di testa anche lui e poi sotto porta Ilicic non trova il gol perché è reattiva la difesa del Napoli. Sale lo spagnolo che cerca la palla dentro per Mertens, è buona in area di rigore, Mertens torna a segnare nel momento più importante, nel momento decisivo. Dries Mertens, Atalanta 0, Napoli 1. Non aveva segnato nelle ultime 8, preparava un gol importante, pesante come quello che porta avanti gli azzurri. Col pallone prova un cross dentro, Koulibaly allontana, Toloi sulla respinta con il petto, poi Cristante col mancino, Reina alza il pallone sopra la traversa, che risposta dell'Atalanta, che parata di Pepe Reina, salva il vantaggio del Napoli. Cerca dentro Mertens, il controllo con la spalla, Mertens in aria, Mertens vuole calciare, ennesima finta, Hamsik! Alto sopra la traversa, dopo le meraviglie di Mertens, imprendibile, incontenibile, sbaglia Hamsik, l'occasione per il raddoppio. Va la battuta Reina e arriva il fischio da parte di Orsato, titoli di coda, vince ancora il Napoli, conserva il primo posto in classifica,